Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Io sono Valfair, il signore dei giochi. E bentornati signori dei giochi, bentornati su Darkest Dungeon. Oggi ragazzi proseguiamo con la nostra avventura. Abbiamo un po' di cose da fare, i nostri eroi si sono finalmente ripresi e sono tranquillamente ora in grado di riaffrontare la missione. Ci sono tanti luoghi da affrontare, ma noi dobbiamo finire le rovine per arrivare a sconfiggere il boss. Quindi prepariamoci per partire. Allora, sempre al solito 10 di cibo, un sacco di torce, una pala e buonanotte. Allora, vediamo chi troviamo e cosa troviamo, addentrandoci al secondo piano delle rovine. Ok, allora noi siamo qui, dobbiamo arrivare nella stanza qua. I rumori sono sempre brutti, i rumori. Ok, teniamola accesa al massimo, la torre. Ecco, c'è pure il pazzo, cultista seguace e cultista accolito. Aia! Il tormento dell'incertezza genera soltanto paura. Aia, troppo stress. Basta. Mi fate attaccare, porca miseria. Prima che i miei eroi escano pazzi, porcaccia della porca. Beccatevi sta raffigata, che tanto schivate. E allora... me lo avveleni. Perfetto. Aia. Porca miseria. Illuminazione, grazia divina, giudizio. Me li potresti curare tutti cortesemente? No, uno solo me ne puoi curare. Fine. Va bene, allora mi curi lui. Tu magari mi fai la cortesia di crepare. Tutti quanti me li hai beccati con le tue parole di follia. Mannaggia. Granata appestante. Me li puoi colpire quelli lontani e appestarli, perfetto. Mi è appestato uno solo, ma va bene così. Aia. Avete sempre pochi punti vita, però porca miseria. Stavolta vi faccio male con la raffigata. Giustamente mi attacchi il più vicino. Indebolito. Ok, lui ha subito il danno dall'avvelenamento. Aia. Allora, mi curi lui. Ok. Tu muori? No, non muori. Mi resisti grandemente al danno. Tu mi attacchi ancora a lui, me lo fai uscire pazzo. Porca miseria, è già spaventato lui. Allora, ciucciatemi un'altra raffigata. Ok, il pazzo l'ha schivata, però il resto l'ha colpiti tutti. Aia. Dai. Appestami pure il tizio laggiù, perfetto. Ok, mi curi lui. Ok, lui è morto, perfetto. Gli ultimi due rimasti. Ciucciami la spada, invece no. Schiva tutto, mannaggia. Medicina da battaglia, mi curi lui. Ok. Ed è morto, dai, l'ultimo rimasto, su. Me lo curi. Perfetto, dai che stiamo andando alla stragrande. Anche se il nostro personaggio qui ha già un altissimo livello di stress, mannaggia. Incantesimo stressante. Perché me li devi stressare? Per quale motivo? Perché li devi stressare? Muori, non rompere. Ok, e ci prendiamo il bottino. Allora, qui cosa c'è? Una bella borsa con monete. Ok, ovviamente ravviviamo la torcia per non far stare al buio i nostri eroi. E non c'è niente, una chiesa qui così. E non c'è niente, va bene. Allora andiamo da questa parte. Una borsa, 25 monete. Meglio di niente, noi le prendiamo, non si sa mai. Una trappola, aia, dove cacchio era? Dove caspita era la trappola? Qui c'è uno zaino con... Usa per aprire forzieri e porte, oro, onice, pagine del diario, un frammento del diario di una spedizione condannata. Ok.
è stato l'ultimo turno di guardia per Sebastian durante la cena consumata nelle fatiscenti mura di una casata un tempo gloriosa. Siamo stati scossi dal boato e dal bagliore della polvere nera. Abbandonati i piatti, ci siamo precipitati da lui, ma abbiamo trovato solo la sua pistola e una scia di sangue che ci guidava in un labirinto oscuro. Proseguiamo. Ok, proprio c'è. Chiunque sia stato ha fatto veramente una brutta fine. Com'è che non ci sono nemici e perché la torcia dura così poco, mannaggia. Andiamo qui. Sì, un'altra torcia farebbe comodo in effetti, perfetto. Che la utilizziamo subito. Libri, magari troviamo qualche cosa di buono. No. La fortuna ci degna, che cos'è che hai trovato? Non l'ho capito neanche io. Ok, altri scheletri, questo è Arbalista d'ossa, Fante d'ossa. Ok, allora gli diamo una bella raffica, che tanto li manchiamo tutti, porca miseria. Tu magari mi appesti il tizio laggiù. No, ha resistito. Aia, che balestrata dritta nella mano. Allora, tu. Ma perché vi manco? Perché vi manco tutti? Lo vorrei capire io, per quale motivo. Però anche tu mi hai mancato. Ma tu mi curi lui, che non è messo proprio bene bene. Tu che fai? Mi dai una mazzata? Ok. Aia. Beccati questa granata. Appestato, perfetto. Ora me li colpisci tutti e tre. Bellissimo, gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Aia. Malissimo. Curati. Ok, e quello è morto. E quest'altro è morto pure. Rimane l'ultimo, dai, eliminiamolo oramai. Così possiamo proseguire nella nostra exploration. Dai, colpo di baionetta. No, ti sarebbe piaciuto però. Dillo che ti sarebbe piaciuto. Ciucciami la pistola, porca miseria. Ok, e abbiamo guadagnato un po' di cose. Allora, tu hai bisogno di mangiare un pochino. E tu pure. Allora, proseguiamo. Vediamo dove arriviamo. Qui non c'è un cane. Ok. Lì è dove siamo arrivati. Reperto. Una stanza con bottino. Qui ci dobbiamo arrivare per forza. Ci sarà uno scontro sicuro, però c'è un bottino. Sì, mangiate tutti che avete fame. Infatti le scorte di cibo servono anche perché poi possono avere fame all'improvviso. Sicuro, proseguiamo. Non è questo, forse è quest'altro. Giorno 4. Trovare questo maledetto borgo è stato più difficile del previsto, così come percorrerlo. Ne ho scoperto la vera faccia, una faccia rovinata, negletta, parzialmente distrutta, e gli abitanti sono dei buoni a nulla. La mia prima tappa è stata la taverna, dove altri con interessi simili ai miei stavano organizzando una spedizione a cui ho deciso di partecipare. Partiremo domattina all'alba. Ok. Aumentiamo la luce della torcia. Allora, qui ci dovrebbe essere scontro con cassa. Perfetto. Che cos'è? Difensore d'ossa, cultista. Vabbè, poi c'è il cultista accolito e l'arbalista. Ok. Offensivo. Che combattete la morte come un bambino, combattete in vecchia. Qualcosa mi sfugge, ma lasciamo perdere. Avvelenati tutti e due, che culo. Ok, dai, così almeno quelli lontani continuano a subire danni. Aia, che male. Madonna, poi è debolissimo. Proprio lui subisce danni come non so cosa. Ma tu curi solo di tre, vorrei capire io. Una bella raffigata, ciucciatemi i proiettili. Aia. Ok, tocca a me. Bonus su te stesso più 25 danno. Mouse su te stesso. No. Attacca. Non lo attacchi. Perché non lo attacchi? Come cacchio hai fatto a fallirlo? Pure tu mi hai fallito. Tu giustamente attaccherai lui, che è mezzo morto. Porca miseria, gli avevi fatto male prima. Ma perché mi attacchi lui che è dietro? Medicina da battere. Taglia, cura lui, così magari gli togli il dissanguamento. Perfetto. Ciucciami la spadata. Perfetto.
morto. Voi ciucciatemi una bella rafficata. Quello è morto. Spettacolare, spettacolare. Aia, che colpo di scudo. Madonna. Tu cura quello dietro che sta crepando, poverino. Ah, puoi curare ancora? Allora curalo di nuovo. Ok, quello sta crepando praticamente da solo. Mi attacca sempre lui, mannaggia. Cacchio, l'ho curato di 4 e gli ho tolto 4. Muori. Ok, così almeno ne rimane uno solo. Allora, medicina da battaglia. Ti curi tu stesso, anche se di 1, meglio che niente. Sei come una crepa nel cristallo, una profanazione delle cose preziose. Proprio uscito di senno. Completamente. Colpo d'ascia a lui. Evitato, evitato. Ah 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 ah. Peccato, una coltellata. Via dei cosiddetti. Ok. E abbiamo vinto. Ci prendiamo quello che ci lasciano. Apriamo questa cassa. Un bel bottino. Allora, noi dobbiamo ravvivare la torcia. Tu devi mangiare un pochino. E tu pure. Ok, possiamo proseguire. Esplorazione. Che cosa c'è qui? C'è un ostacolo. Queste sono le ultime stanze praticamente. Esplora il 90% delle stanze. Direi che già lo stiamo più che esplorando. Quindi oramai arriviamo all'ultima stanza. I personaggi hanno un po' troppo stress addosso, mannaggia. Sorpresi. Ah, siete sorpresi che ci sia qualcuno. Come sta storia? Allora, tutti avveleni cortesemente. Perfetto. Poi vi beccate una bella pistolettata tutti e tre. A te ti curo perché non sei messo proprio bene bene visto lo scontro di prima. A te ti elimino con una spadata nelle gengive. Tu stai crepando da solo, non ha neanche senso andarti a colpire. Però potresti evitare di buttarmi il tuo vino acido addosso. Aia, che mazzata. Vabbè, per sicurezza io una pistolettata a tutte e tre ve la do, così vi faccio effettivamente male. Tu ciucciami la granata. Perfetto. E abbiamo preso un bel po' di bottino. Allora, possiamo proseguire ora? Cortesemente. Perfetto. Abbiamo praticamente l'inventario pieno. Ma più oro e gemme ci danno, sinceramente meglio è. Ultima stanza. Non mangiare, perché non ha nessuno a cibo. C'è poco cibo. La sanità mentale se ne va a farsi benedire, così come la salute. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Ok, dobbiamo andare di chiulo, perché non siamo messi proprio bene. Qui non c'è proprio nessuno, completamente. Ma forse dobbiamo andare da quella parte. E allora ritorniamo indietro, sperando di riuscire a raggiungere quella stanza. Cosa ci faccio qui con dei pompari? Ma perché devi offendere gli altri? Capisco che hai perso un po' della tua sanità mentale, ma non ti dà il diritto di offendere gli altri e fare il pezzo di merda, eh? Siete tutti nella stessa situazione di Valfer, siete. Ma questo era uno zaino che avevamo già aperto. Ok, da questa parte. Ok, c'è pure una bella trappola, oltre che nulla deve rimanere chiuso. Il sacco è vuoto. Perché l'hai voluto aprire? Disinnescata, perfetto. Ok. Non abbiamo più torce, mannaggia. Ok, e abbiamo terminato. Torniamo al borgo. Fine della missione. E dovrebbero anche essere saliti di grado, quindi di livello. Allora, che cos'è? Solo balestriera comune, più 30% resistenza agli spostamenti, più 30% possibilità di spostamento. Meno uno vele, cioè non ha senso. Resistenza agli spostamenti quando mi spostano con gli attacchi, quindi lo posso solo vendere. Ok, allora vediamo. Giocatore d'azzardo, aumenta la probabilità di vittoria mentre giochi d'azzardo. Ok. Più quindi resistenza al dissanguamento. Ok, perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Penso che potremmo fare teoricamente niente, perché hanno bisogno di recuperare proprio la sanità mentale.
Quindi, allora tu mi vai a giocare d'azzardo, così ti riprendi. La sacerdotessa la manderei al bordello, però non credo che sia del sesso, della sponda opposta, quindi credo che ci manderò lui. Ok. Qui io ti mando a pregare, quindi prega, sacerdotessa, prega. Tu medita, che male non ti fa. Vediamo un pochino se abbiamo altri eroi raggiunti. Abbiamo un'altra sorta di valchiria. Questa che cacchio è? Cercatore antiquaria. Ok. E abbiamo un altro cercatore lebbroso. Espiazione con delle abilità diverse, però è sempre lo stesso praticamente. Allora mi assegno, mi prendo solo te, così siamo a posto. E mentre loro si rilassano, credo che noi possiamo provare mezzo secondo una tipo sorta di missione, se così possiamo definirla, dove andiamo e ritorniamo indietro senza fare niente. Magari fa passare già del tempo e ci fa, per così dire, ridurre il tempo per il quale i nostri eroi hanno perso la sanità mentale, quindi il recupero. Ah, se vivete per il rischio e l'oscurità, prego, sentitevi liberi di portare poche torce. Ok. Andiamocene. Perfetto. Dovrebbe già essere passato del tempo, come le abbiamo fatte arrivare e andare via. Sì, sì, non abbiamo ottenuto proprio niente. Timeless, after all. Can you feel it? Settimana 6, settimana 5, no, non è praticamente successo niente, sono rimasti così, vabbè. E allora tenteremo al prossimo episodio. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ovviamente mettete un mi piace e lasciate pure un commento. Sentitevi liberi di condividere i miei video su Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network che voi utilizziate per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e raccimolare fondi per la causa del canile. Detto questo ragazzi, da Valfer è tutto, alla prossima.